dopo la mattinata, per quelli che sono sopravvissuti, ci stiamo dando il gomito perché in effetti il caffè è necessario dopo pranzo, ci siamo tenuti più sobri del solito, e questo è un bene, potrebbe anche succedere che manteniamo, come dire, controllo della situazione. Se ripartiamo con la backup, riassunto degli hashtag Ravina 2013, qualcuno usa anche la backup, quindi c'è un po' di, come dire, meticismo. Allora, il pomeriggio comincia anche per tenerci svegli con il mitico Marco Ghisotti che ci racconta la sua ultima opera. Io vi ringrazio, ultima, Ultima, non in senso definitivo, non si sa cioè. mai, insomma. L'ennesima! Sì, no, La più recente. La più recente. semplicemente mi viene da dire la solita opera, visto che ormai la riscriviamo di tanto in tanto con Tessa Genisio, che è la coautrice, che è guida ai Green Jobs Edizioni Ambiente, che è stato, come dire, ristampato più volte la prima edizione, e poi dopo è stato necessario scriverne una seconda, perché parlare di green economy, parlare di lavori verdi di questi tempi significa rimanere in costante aggiornamento, perché rispetto al primo libro, a distanza di 4 anni, era cambiato un po' tutto il panorama. Il libro è veramente una guida, o vuole essere semplicemente una guida, diviso in 3 parti, una serie di interviste a personalità della politica, dell'imprenditoria, della società civile su diversi settori che riguardano appunto la nascente economia verde, e poi una parte di descrizione di 19 settori diversi, diciamo industriali, commerciali, dentro i quali si creano delle figure, e poi la descrizione di 125 figure professionali, per ognuna delle quali con la descrizione delle competenze che bisogna avere, i percorsi formativi che occorre fare e la capacità del mercato di assorbire queste figure, facendo quella che potrei dire una specie di piccola operazione verità, nel senso che di alcune figure, ne so, il fotografo naturalista, negli anni 80 esisteva ed erano anche ben pagati, non esistono più le riviste naturaliste, i fotografi naturalisti oggi sono degli Non hobbisti. escono neanche più fotografi, forse, però. Esatto. Per cui, cioè, su alcune cose occorreva dire come era il mercato, per altre, appunto, a distanza di anni è cambiato. Pensiamo alla figura dell'energy manager e quelle figure, diciamo, associabili, che 4 anni fa non erano figure particolarmente ricercate dal mercato, oggi invece lo sono. Mi diverte dire che probabilmente una prossima edizione sarà la guida ai lavori dell'innovazione, perché poi alla fine Green Economy, Green Jobs sono innovazione. Il 90% dell'innovazione che si fa oggi a livello globale ha una caratteristica ambientale, cioè ha dei criteri di efficienza non solo energetica, anche delle materie, delle risorse, persino delle risorse intellettuali, ed è questo, cioè in realtà è il racconto della novità, ed è una guida pensata prevalentemente ai giovani, ai ragazzi. Non è un caso che qui a Ravenna ieri mi è stato chiesto di fare un incontro con 150 studenti, proprio per dargli qualche idea, qualche elemento che li possa orientare nelle scelte di studio future e quindi verso gli sbocchi lavorativi. Cioè il lavoro va cercato dove c'è, e una mano in questo va data. Domanda, a tuo modesto parere, i giovani che ti continui a trovare davanti hanno o non hanno competenze adeguate a quello che poi dovrebbe essere il loro obiettivo esistenziale lavorativo? No, non ce le hanno, per All'inizio. una ragione, no, non ce le hanno per una ragione strutturale, perché il sistema scolastico non è adeguato. Mi spiego meglio. Cioè, oggi per trovare lavoro hai bisogno di una specializzazione. Non c'è percorso di studi della scuola superiore, neppure gli istituti tecnici, che dia una preparazione sufficiente per fare un adeguato ingresso nel mondo del lavoro, o meglio, possono fare un ingresso nel mondo del lavoro, ma con molta meno capacità competitiva rispetto a chi invece aggiunge una specializzazione. I dati d'altronde dicono questo: il problema dei disoccupati non sono i laureati, sono anche laureati, di cui si parla troppo, ma il grande numero dei disoccupati sono fra i diplomati. Domanda, però le aziende a questo punto per sopperire questo gap tra l'esistente e l'ideale, come si muovono e come si dovrebbero Le aziende si lamentano, io questo lo muovere? In registro. Italia si lamentano in tanti, Sì, no, questo è può essere una vero. patologia. Sì, è il lobby migliore, insomma, tutti abbiamo qualcosa di cui lamentarci, e lamentarci lo vedi su Facebook: se tu scrivi una cosa di cui ti lamenti hai 100.000 che la condividono, se dici una cosa utilissima ma bella ti guardano un po' come per dire ma tu sarai scemo.
Va bene, però quando dico si lamentano è perché il libro mi ha dato una grande opportunità in questi anni di girare tanto per l'Italia, di incontrare imprese, incontrare studenti, eccetera. Allora, uno degli elementi che emerge, ed emerge anche dalle varie indagini fatte anche dai sistemi camerali, cioè da Union Camere Nazionale, cioè le imprese che oggi hanno investito nella green economy l'hanno fatto sulle loro spalle. Qualcuno dice, ma gli incentivi? Sì, ok, ci sono stati degli incentivi nel settore energetico, ma pensare che il settore della green economy si esaurisca nel settore energetico non è così, così come i mestieri verdi non si esauriscono in quel settore, cioè per qualunque altro settore, dall'agroalimentare al tessile, comunque ha una conversione verde. Le imprese lamentano la scarsa preparazione dei giovani e lo vedi sui numeri, perché comunque o fanno poi una formazione aggiuntiva in house, cioè io ti assumo e poi ti formo, oppure cercano disperatamente giovani che facciano percorsi master, corsi professionali, corsi finanziari dei fondi sociali europei. In realtà in Italia il problema lavoro ha una, come dire, una parte antecedente, che è il problema formativo e il problema dell'incontro domanda e offerta, cioè ci sono anche moltissime professioni non particolarmente elevate che hanno difficoltà a reperire sul mercato i lavoratori, perché non c'è gente che vuole lavorare, perché non sono adeguati i meccanismi di incontro. Altra cosa, e poi me la chiudo qui, settore della chimica. Secondo i dati di Union Camere, il 41% delle industrie della chimica italiana sono green ormai. Poi possiamo capire che cosa vuol dire, ma prendiamolo tanto per buona questo assunto. Beh, in Italia un'azienda che cerca lavoratori del settore della chimica ha difficoltà a reperirli. Se voi calcolate, adesso vi do il dato, mi sembra 2011 Alma Mater, a fronte di 22.000 avvocati, 117 laureati in chimica industriale, 117. I laureati in chimica in Italia sono pochissimi quelli che arrivano a fare la laurea magistrale di 5 anni, perché le imprese li prendono già durante il percorso triennale, li chiamano a lavorare, e quello è un settore strategico perché lì si fa tantissimo studio, ricerca, sviluppo di processi e di prodotti che poi servono per la creazione dei materiali che noi tutti utilizziamo. Per cui va da sé che appunto, cioè, il sistema è inadeguato e gli industriali, gli imprenditori si lamentano che non solo la politica non li aiuta e non li segue, ma in molti casi, dato tutta una serie di meccanismi che sono di tutela, ma in molti casi sono pura burocrazia, gli impedisce però veramente di sviluppare intellettualmente lo stesso business. Domanda successiva, poi mi zittisco e lascio la palla agli altri. Esiste un saldo commerciale delle professionalità Italia-Estero nel settore? Saldo commerciale sbagliato, un saldo. No, allora ti posso soltanto dire un dato che viene da uno degli ultimi rapporti Eurobarometro, che non so se può essere definito un saldo, che ha fatto la mappatura dei green worker in Europa. La cosa straordinaria, ragazzi, è che noi siamo ai primi posti. Cioè l'Italia nel 2014 il 50% delle piccole e medie imprese avrà almeno un lavoratore verde, cioè un lavoratore con competenze green nel proprio organico, e siamo ai primissimi posti, cioè molto più avanti di Germania, Francia, Spagna, cioè siamo a livello della Scandinavia. Questo è dovuto al virtuosismo del settore della piccola e media impresa, in particolare diciamo del mondo artigiano, dove per artigiano non è soltanto quello che fa le sedie, cioè artigianato può anche essere meccatronica, sviluppo di motorizzazioni, di sistemi per far andare appunto le macchine, però vuol dire che c'è forte ingegno. E d'altronde, sempre rifacendomi al dato camerale, il 25% delle imprese italiane sono green economy. Allora cosa c'è? Il problema è che questo non lo raccontiamo, per quella cosa che dicevamo prima, siamo bravi a lamentarci, io per primo, noi tutti, mi sto lamentando in fondo in questo momento, però non siamo capaci e forse non c'è mercato delle buone notizie. D'altronde sesso, soldi e sangue, questo fa notizia. In questo caso la green economy, poco sesso, niente sangue, soldi sì, ma appunto non essendo sporchi del resto non fanno notizia. Domanda, allora domanda agli altri, tra l'altro c'è qualche... Esiste un job fair in Italia dedicato a... Scusa, per so, job fair, cosa c'è? Un momento di incontro tra chi offre lavoro e chi invece è stato fatto qualcosa? Allora, tematiche continue. No, esistono qualche cosa, qualche iniziativa che è stata fatta nell'ambito di Solar Expo. Io stesso sto lavorando a una cosa che si farà a Pisa a fine novembre, Ecositi Expo.
mi hanno chiesto di fare un po' da consulente scientifico, proprio per creare un momento di incontro di professionalità. Lavoro dall'anno scorso un progetto che si chiama Salone dei Lavori Verdi, che però sarà compiuto il prossimo anno a Milano alle Stelline. Abbiamo fatto un'edizione l'anno scorso, faremo una cosa quest'anno, però diciamo la parte grossa, perché richiede molto lavoro ed è poi complicato metterlo insieme, proprio perché mancano meccanismi virtuosi che... Esatto. A Ravenna, per esempio, ho scoperto che i centri per l'impiego su questo sono molto avanti, ma i centri per l'impiego, che sono un elemento fondamentale per creare l'incontro domande e offerte nel mondo del lavoro, sono delle robe a macchia di leopardo. Cioè, per lo più in Italia non funzionano, perché sono affidati, come accade nel mondo scolastico, alla buona volontà di chi ci lavora. Questi di Ravenna si vanno, come si dice a Roma, a capare, a cercarsi le aziende che hanno bisogno di lavoratori per offrirle alle persone che sono nelle liste di disoccupazione. Ma questo non è richiesto dal loro contratto di lavoro, lo fanno, e il centro per l'impiego di Ravenna, con cui ho fatto le iniziative in passato, è un gioiello da insegnare agli altri centri per l'impiego. Però tutto questo deriva sostanzialmente da un'assoluta, come dire, cazzo suo, cioè loro non è che abbiano avuto un input da chiunque per fare una cosa particolarmente fatta bene, se ho ben capito. Sì, ecco, dai, è esattamente quello che ho detto. Mi sembra che questo sia replicato un po' tutto, cioè non siamo il paese dove tu vieni spinto a far bene. Se fai bene sei bravo, pacca sulla spalla che qualcuno te ne renda bene. Allora, sì, visto che ci siamo, ci sono delle facce nuove che proporrei di presentare brevemente e poi di riaprire. La prima faccia nuova è qua, lasciamo perdere il... Ah, non lui? No. Ti vuoi raccontare brevemente e poi ti voglio chiedere una cosa rispetto a queste cose che dicevi. Ex direttore di azienda pubblica, ex direttore generale di Federambiente, Andrea Cirelli. Okay. Ex direttore generale di Federambiente, ex autorità di vigilanza della regione Emilia Romagna, acqua e rifiuti, ex, anche se da poco, docente di economia ambientale e ingegneria. Mi attaccherei proprio da lì. Perché io credo che noi sul tema ambientale abbiamo due grandissimi, ma veramente grandissimi peccati originali in Italia. Il primo peccato originale è che abbiamo delegato alle nostre istituzioni l'ambiente. L'ambiente era un fatto politico, l'ambiente era un fatto delle istituzioni, dell'ambiente si doveva occupare la regione, la provincia e le ATO. I primi che hanno detto, ragazzi, che hanno detto voglio lavorare nell'ambiente, subito dopo hanno detto devo farmi raccomandare per andare a lavorare in comune o nell'agenzia di ambito. Mai errore fu più grave, perché non si parla di ambiente, perché non c'è la specializzazione e soprattutto perché adesso, per sempre, il pubblico non assume nell'ambiente. Non assume punto, e già questo mi... Non assume punto, non assume neanche proprio sull'ambiente. Il secondo grande peccato originale è che in Italia economia e ambiente, e qui perché io ho insegnato economia ambientale, sono due parole che non stanno assieme. Non abbiamo mai fatto delle valutazioni economiche del quanto costa, del quanto si guadagna, del quanto conviene. Che è la prima cosa che si dovrebbe fare. Si potrebbe fare una battuta, si potrebbe fare una ricerca su quel conviene, a chi? Perché potrebbe già dire alcune cose. Comunque. Anche ai cittadini, perché se approfondissimo un attimo, scopriremmo che il ciclo integrato dei rifiuti paga, che la gestione dell'acqua paga, che il mondo, le aree di business dei settori ambientali pagano in tutto il mondo, e che quindi è ora che capiamo, evitando il generico ambientalismo, che il settore ambientale è un'area strategica d'affari. Come qualcuno te lo può dire, abita ad esempio dalle parti di Napoli, quella zona lì, però una visione diversa. Lì paga ancora di più. Il tema è proprio questo: noi non sappiamo quanto costa smaltire un chilo di rifiuti, però siamo tutti bravissimi nell'essere contro gli inceneritori. Cioè ci siamo acquisiti una cultura ambientalista, ma non abbiamo assolutamente operato una formazione professionale nell'ambiente. Di attività e di professioni ambientali ce ne sono tantissimi. L'Energia Europea dell'Ambiente ha fatto delle analisi, sono recentissime perché sono del 2012. Negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento occupazionale in Europa del 7% nel ciclo dell'acqua e nel ciclo dei rifiuti. È uno dei pochissimi settori in cui
è aumentata l'occupazione. Il dramma è quale? Però come si diceva stamattina anche con Marco, va tutto bene, ma perché allora non ci muoviamo? La ragione, l'evidenza della notizia c'è, anche facciamo un passaggio indietro, perché? Perché non ci siamo ancora svincolati dal pubblico e quindi da questo sistema per il quale di leggi in Italia ne abbiamo troppe e abbiamo imparato a come evitarle le leggi e quindi non abbiamo un criterio. Ma dal pubblico come attore economico, quindi non come attore normativo. Ovviamente. E qui si entra in un territorio spesso di, come dire, di cui, su cui si discute, ovvero sia del ruolo che dovrebbe avere il pubblico, sì. Anche come, perché poi quello che ne viene fuori normalmente è che il privato agisce con. Allora, decliniamo questo problema su tutte quelle che sono le aziende di servizio ai cittadini, no? Che vanno dall'acqua alla luce, ai rifiuti, no, ai rifiuti ci sono già finiti, scusate. Certo. Trasporti, ecco, che forse la. Andiamo due numeri, perché se no non ci capiamo mica bene. Nel settore solo dei rifiuti. Solo una cosa, siete tutti invitati a partecipare alla discussione, grazie. Che non è per me. Sì, grazie. Volevo solo manifestarmi questa situazione. Solo dei rifiuti urbani sono occupati 60.000 addetti. Uh-huh. Nel settore della chimica. Sono occupati 60.000 addetti. Allora, il settore dei rifiuti urbani equivale al settore della chimica oggi in Italia. Questo potrebbe anche voler dire che ormai abbiamo un pochino troppo disinvestito dalla chimica, ma questo è un altro problema. Perfetto. Parliamo allora di giro d'affari di fatturato. Il settore dei rifiuti in Italia vale 9 miliardi di euro. Uh-huh. 7 miliardi di euro è il settore delle scarpe in Italia. Questo perché secondo me noi abbiamo poco valutato l'area d'affari rifiuti, è per questo che voglio dire queste cose. Ci sono nei prossimi anni 50 miliardi di euro di investimenti nel settore dei rifiuti e 70 miliardi di euro nel settore dell'acqua, 15 miliardi nel settore dell'energia. Voglio dire che nel nostro inconscio siamo portati a ritenere che si fa i soldi nell'energia, non è più vero, che si fa i soldi nella chimica, non è più vero, e riteniamo che sia un bene collettivo il tema dei rifiuti e il tema dell'acqua, che non è più vero. In Europa lo sanno da una vita, le grandi imprese internazionali lo sanno benissimo, in Italia stiamo facendo fatica a scoprire questo. Perché dall'estero non ci vengono a colonizzare? Bravissimo. Quando non era preparata. Quando io ero direttore di Federambiente ho gestito la sconfitta di Waste Management. Waste Management, se ve la ricordate, fu una mega azienda multinazionale americana che dice andiamo e ci compriamo l'Italia. Con tanti dollari sono usciti a pezzettini, perché non sono riusciti a comprare l'Italia. Perché? Perché non c'è un mercato economico. Beh, adesso ma c'è un mercato politico. Si è comprata Telecom, i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati e credo ci dovremmo preparare anche nei settori ambientali, perché, in effetti. Infatti, però adesso se però essere mi permetto di cambiare cappello. Allora, stiamo parlando di un'azienda Telecom, diciamo, di un'azienda Telecom che sì. Aveva delle caratteristiche. Dunque, innanzitutto il mercato delle TLC è un mercato che anni fa era basato su innovazione, cioè era un mercato anche che cresceva velocemente, adesso oramai per noi tutti, perlomeno su quelle a bassa tecnologia, è un utility pura. E quindi su cui sono entrati decinaia di attori e in cui Telecom negli ultimi anni ha investito in innovazione, quelle cose lì che ti fanno stare, cioè nella parte di cervello, non nella parte di tirare cavi, che poi diciamo un sacco che in Italia c'è il diesel di vai, c'è anche il fatto che però da una parte c'è il diesel di vai sulle punte dei bricchi, dall'altra parte in città abbiamo fibre ottiche tirate da 47 operatori che lì su cui si potrebbe fare due ragionamenti anche ambientali, ma lasciamoli perdere. Per come lo vivo io, per come lo conosco io, il discorso ambientale è un passo indietro, anche perché poi ci sono tutta una serie, ad esempio, di un mercato che a mio modesto parere è assolutamente ancora molto polverizzato rispetto a quello che è a mercati di altro tipo. Non esistono i playeroni. Si stanno creando in questo momento dei playeroni che sono dei mercatoni, scusatemi i termini economici che farebbero impallidire chiunque, però è una situazione molto molto diversa. No? Quindi probabilmente se arrivasse adesso, chiedo sempre a voi, io un po' capisco un po'. Non è più molto vero, quando io ero direttore di Federambiente c'erano 90 municipalizzate, adesso lei ne conta 5.
Acea, Era, Iren e poche altre. Uh-huh. Ma guarda caso loro si stanno anche occupando di molti servizi, perché stanno sfruttando i territori, perché stiamo perdendo, e questo è un grido d'allarme che mi permetto di fare, abbiamo eliminato le province, non abbiamo eliminato i comuni, sono 8.500, ci stiamo occupando di 500 comuni, non degli altri 8.000, anzi abbiamo abolito Uncern, le comunità montane, ma i comuni piccoli esistono, i comuni piccoli hanno una grande problematica ambientale, vanno messi assieme, perché messi assieme fanno soldi, fanno un sistema, e di professionalità che si occupano di questi temi ce n'è un grandissimo bisogno. I grandi economisti oramai ci hanno spiegato, lo sapete meglio di me, che la disoccupazione è un fatto strutturale, che le professionalità sono ormai flessibili, cioè, Bauman parla di liquidità, come sapete bene, che se sai qualche cosa dimenticatelo perché devi andare a fare qualche cosa d'altro. Questo dobbiamo tenerlo presente, secondo me, perché c'era l'ingegner Sulseri che stamattina lo ricordavo bene, come i VA, ambiente assieme a globalizzazione, assieme a economia, assieme a, cioè è qualcosa di complicato che richiede una gestione complicata, non è più una laurea, come giustamente dicevo lì, anche perché nessuno, se vi arrivano dei curriculum, io non li guardo più da una vita i curriculum, non servono a niente. Ti sei laureato con 110 lodi o con 80, non serve più a niente. Non abbiamo i master. Se digitate economia ambientale, trovate solo dei master, non trovate la cultura, l'economia. Allora, non manca l'occupazione, manca il come pagarla, questa analisi del bisogno, perché di bisogni ne abbiamo tantissimi nel settore occupazionale. Continuo ad affermare che è uno dei settori emergenti. La Green Jobs è un futuro, ma è un futuro anarchico in questo momento, non regolato. Dovevamo, io ho fatto l'authority in Emilia Romagna, manca l'authority in Italia per i rifiuti e ce la consideriamo a giocare su Napoli, eccetera, eccetera. Se non creiamo delle regolazioni, non creiamo dei punti fermi. Se non creiamo dei punti fermi, non c'è un pazzo di privato disposto a investire. Se domani mattina gli puoi cambiare le leggi rispetto a un investimento di qualche decina di milioni di euro, non te lo farà mai. Mettiamo dei punti fermi. Ecco, però secondo te le ragioni, come dire, sociopolitico storiche per cui l'autorità dei rifiuti è lì, cioè non è lì. Non esiste, non è mai esistito. È un visto che quali sono? Cioè, perché non c'è, secondo me? Non c'è per i motivi che abbiamo detto prima e che qualcuno diceva, perché in realtà abbiamo gestito a livello pubblico e ognuno per conto suo. In Italia chi paga più tassa dei rifiuti sono a Palermo, dove hanno il servizio peggiore dei rifiuti. Non abbiamo un rapporto qualità-prezzo. Non è vero che i cittadini non sono disposti a pagare di più la tariffa dei rifiuti. Non li vogliono pagare così, come sta succedendo oggi, con le ecoballe che da 10 anni sono a Napoli e non si è gestito nulla. L'unica gara pubblica che abbiamo fatto è stata quella della FIDE a Napoli, fallimentare. Allora, bisogna che queste cose ce le diciamo un po' più chiaramente. Non so quanti di voi sanno quanto stanno pagando a testa, stiamo pagando a testa per la gestione dei rifiuti. È grave che nessuno di voi lo sappia, è un caffè al giorno. Allora torniamo a questo ragionamento, pensate che c'è più di 1,5 miliardi di evasione sul tema dei rifiuti, basta rimettere un po' in fila queste cose per ritrovare il sistema. Chi paga? Sono provocatorio? I cittadini, ma i cittadini sono convinto che sono disposti a pagare. Sono disposti a finanziare la Green Jobs, però datemi dei ritorni, non pigliatemi per i fondelli. Il problema è che i cittadini sono abituati ad avere con l'interlocutore pubblico il canale. E questo è il problema. Uh-huh. E infatti dove ci sono delle authority, in qualche modo questo si è riuscito ad evitarlo, poco, ma in qualche cosa si è fatto. L'authority delle telefonie, l'authority anche dell'energia. Anche se non sta funzionando, perché per me è sbagliato che sia la IB, quella dell'energia, occuparsi di acqua, anche l'authority dell'acqua. C'è un metodo tariffario nell'acqua.
metodo tariffario sui rifiuti non c'è e stiamo per perdere l'ultimo grandissimo treno, perché stiamo per approvare la TARES. Attraverso lo scherzo dei rifiuti stiamo finanziando i comuni, stiamo affermando che i rifiuti non hanno un prezzo, non hanno un valore. Come cacchio faremo a fare raccolta differenziata o a spingere i cittadini a essere ecosostenibili? Le mie figlie hanno imparato presto quanto costa telefonare, tant'è vero che mi hanno fatto, ogni volta che dovevano parlarmi, uno squillo e dovevo essere io a chiamare loro. Mai si sono posto il problema del quanto costa smaltire i rifiuti. Non abbiamo cultura economica. Allora, la strada è questa. Esiste una grande, tra l'altro, secondo me i cittadini sono diventati molto più intelligenti e i ragazzi anche molto più volenterosi, ma stanno andando a imparare in Brasile, in India, guardate anche in Cina, che oltre a inquinare sta facendo molto meglio delle cose, perché tutti i nostri acciai e tutte le nostre plastiche finiscono in Cina. Allora c'è davvero un grido d'allarme, secondo me, da fare nel ritrovare quanto costa l'economia, perché secondo me se tocchiamo i portafogli diventiamo tutti un po' più ambientalisti. Una delle prime cose che ha detto l'Unione Europea è chi inquina paga. Noi abbiamo fatto esattamente il contrario. Chi inquina ci guadagna. È morto l'altro giorno Kose, uno dei più grandi economisti, a 102 anni, che ci ha proprio spiegato molto bene che chi inquina per smettere di inquinare vuole essere pagato. Ci dovremmo vergognare. Sì, però appunto, tutto d'accordo. Cioè, il problema è cambiare la situazione. Yes. Strumenti operativi, yes. poche regole chiare. Fiscalità ambientale, chi inquina paga, però poi, esattamente il contrario. Con la carbon tax che è uscita dal dibattito. Ecotasse, bravissimo. La carbon tax è solo lì, incentivi. La fiscalità ecologica non si che tu faccia il 70% di raccolta differenziata, il 3% è uguale. No, basta. Certo. Ok, però l'altro problema, se tu mi dici, ci vuole un esattore fiscale, una presenza del privato in questo momento, io penso che un'azienda privata, salvo quelle che fanno, come hanno dei settori particolari di competenza, innanzitutto per entrare in un certo tipo di mercato deve avere delle rassicurazioni, che in questo momento non li ha, e già questo è un primo passaggio. Ok, due. Si trova spesse volte, cioè è un il problema di, come si chiamava, Arena Waste contro Trenitalia, ovvero sia dell'incumbent in un mercato oligarchico che si trova il concorrente che gli pone laccioli, laccioletti, cagamenti di ogni tipo, che alla fine o ti fa fallire o ti fa scappare per finimento. Questo è un altro problema non banale, però che questo va legiferato, controllato, quindi tu dici che attraverso questo autore si potrebbe fare tutto. Sì. Okay. Tutto si potrebbe intanto, no, tutto mi pare un po' esagerato. Buona comprensione. Vedete, abbiamo anche ultimamente, se volete vi interrogo e scoprirò quanto siete ignoranti, sul referendum dell'acqua siamo andati a votare senza avere ben capito che cosa siamo andati a votare. E abbiamo diviso in pubblico-privato un ragionamento che era totalmente diverso. Il tema è, vogliamo remunerare gli investimenti in ambiente? Sì o no? Io sono per il sì. Perché se no non si riesce a fare quello che tu dicevi, una giusta remunerazione. Io l'azienda privata la voglio remunerare il 10%, non il 50%, non frodare. Allora, le regole possono essere portate avanti se c'è qualcuno che ha il potere di verificare e di controllare le regole. In Italia no, sui rifiuti non lo vogliamo e non ho bisogno di spiegarvi il perché. Altre cose, altre domande che proposte? Il tema è ampio, quindi... Possiamo cominciare, poi a un certo punto smettiamo. Ma viene la domanda, la dico proprio da cittadino, da... Ok, questa è la priorità. Come si fa a trasformarla in priorità? Cioè, perché non lo è, lo capisco. Ma con quale forza? Cioè, questo tavolo qui non vale niente.
Cioè, è come dire, siamo una congrega di gente che si vuole bene, però siamo un gruppetto di sfigati. Scusate, dire sfigato sarei tu. No, però, cioè, in questo momento... No, io sottoscrivo. No, 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 ma a parte la battuta. No, a parte la battuta, no, puoi dire, passatevela. Cioè, il problema è che al tavolo alto tutto questo, quale sia il tavolo alto, dici, ma non è... Cioè, lasciamo perdere adesso i valori, gli elementi valoriali. Cioè, come lo trasferisci? Perché non, il grande quotidiano non fa una battaglia su questo? Vabbè, abbiamo parlato stamattina, l'articolo di Cianciullo sulla questione climatica, persino sul sito tiene banco soltanto 20 minuti. La domanda però, la faccio io a te, conta ancora un grande quotidiano per fare opinione? Nella politica sì, non è, nella gioca. Cioè, politica, sì, per la politica sì, ma anche gli editori, cioè giochiamo, se Repubblica uscisse per la prossima settimana sulla tassazione ambientale tutti i giorni, è un fantascienza, però diventerebbe un tema. Se sono le 24 ore aprisse il tema, potesse ragionare in questi termini su un grande quotidiano. Evasione ambientale, che guarda... non ho mai sentito parlare solo le 24 ore. L'ho detto io stamattina, ho aperto con quello. Noi nel nostro piccolo, che ovviamente siamo gli sfigati. Ma il problema è che noi parliamo fra noi stessi, chi ci legge? Siamo noi. Si chiama evasione ambientale. Ma no! Ma il problema è che noi facciamo 30.000 lettori, non un milione. Cioè, però come tu dici, un miliardo e mezzo l'evasione. Certo. Quindi ci sono dati che stiamo cercando di raccogliere, perché sono cifre, uno è, penso che tanti ormai abbiamo capito che l'evasione fiscale è 150 miliardi, però l'evasione ambientale nessuno sa a oggi se... Prendiamo la mano qualche punto e partiamo da lì, perché secondo me... Posso dirvi una banalità? Io ho partecipato con la studia Green Cross, quella di Gorbaciov, per anni a Cinema Ambiente. Facciamo la nostra giuria, davamo il nostro premio, cosa pregevolissima, carinissima. Però un giorno ci siamo detti, vabbè, ma qui stiamo a parlare fra noi stessi, e abbiamo cercato di spostare la cosa, rimanendo sempre nel gioco, e ci siamo inventati questo premio che adesso diamo al Festival di Venezia, al film più green, dicendo qui parli con altra gente. Allora, mutatis mutandis, ma pensate a cercare di proporci questa stessa cosa che stiamo facendo qui al Festival dell'Economia. Perché qui è pregevole l'ospitalità qui, ed è importante, però contaminiamo laddove noi non ci siamo, laddove il pubblico che incontriamo non siamo noi. Cioè, a Torino io vedevo noi, tutti amici, cioè eravamo 50.000 partecipanti che ci conosciamo, ci rivediamo qui, ci rivediamo. Gli stati generali della Green Economy a Ecomondo è pregevole, ma è sbagliato, perché stai nel ghetto sempre. Adesso cioè, io offendo me stesso senza voler offendere gli altri, perché cioè, io sono figlio di Ecomondo, sono figlio di questa iniziativa di Ravenna, però non so se riesco a spiegarmi, cioè occorre... Sì, è l'ambizione che dovrebbe avere FIMA. Per esempio, non a caso, noi ci siamo autoconvocati al Festival del Giornalismo per fondare la FIMA, proprio perché desideriamo uscire... dal circuito per restare sul piano dell'informazione. No, è evidente che in questo contesto siamo fra uguali con tutte quelle problematiche del caso. Quello che dici tu secondo me è un'ottima idea, cioè piantiamola di fare il festival dell'ambiente, cioè deve scomparire l'ambiente. Spiego le parole, fermatevi, mentre uscivano sostanzialmente con un canastico e faceva poi tutti i ravennati. È il famoso discorso che questo è vero, come attività futura, quella di dire ok, andiamo a contaminare, come dici tu correttamente, gli ambientalisti. Ma la Green Economy sarà realizzata quando si chiamerà Economy. E come il problema è una grossa pippone che ci siamo fatti deve scomparire. Chi non è ambientalista? La frustrazione che noi proviamo. Cioè, non ambientalista? No. La frustrazione che noi proviamo, secondo me, sta nel fatto che ai livelli, diciamo, in cui oggi si concerta e si decide, certi ragionamenti non sono arrivati e, come dire, ai piani alti dei poteri politici non si interpretano come proprie le convinzioni che sono, come dire, alla base della riflessione ambientalista. Questo vale anche per le forze politiche del centro-sinistra, nel senso che
un partito come il PD, faccio un esempio senza diciamo scendere sul piano della discussione tra partiti, si definisce un partito che guarda avanti, progressista, dovrebbe essere quello con la miglior vocazione per far propria una rivoluzione economica di questo genere. Il problema è che lì la radice culturale è d'altro genere, è una radice culturale che fa riferimento alla cultura socialista, e tutto ciò che riguarda le nuove filiere economiche e green e tutto l'indotto che ne consegue, quando vai a vedere, no, le proposte, gli 8 punti, ogni tanto ne escono 5, 8 del programma, la green economy è al quinto, è uno degli elementi che può stare dentro un quadro più generale, dal quale però non si evince che l'elemento di traino deve essere la riconversione alla sostenibilità dei sistemi, perché quella parte politica non ha il vissuto di queste idee, non può, chi diciamo ha in mano quell'esperienza, quella formazione politica, quel pezzo di società, se volete, non ha vissuto di questi ragionamenti, quindi fatica a testimoniare. Come ha detto la Francescato, il PD è daltonico, non vede il verde. No, spostandoci su un altro campo, rosso. Spostandoci su un altro campo, qualche anno fa noi abbiamo sperato che in Europa sorgesse una cultura, diciamo, ambientalista di ispirazione conservatrice, perché avevamo notato che la Merkel si era fatta portatrice della direttiva per il 20-20-20 e c'è stata una stagione di forte protagonismo della Germania su questi temi, tanto da condizionare fortemente verso quegli orizzonti il resto dell'Unione. Avevamo Sarkozy che era arrivato a un passo dal far approvare la carbon tax, poi per un bisticcio formale non sono riusciti a tramutarla in legge, e lui si è guardato bene da riproporla perché comunque ormai la mossa l'aveva fatta. E non lo stesso Cameron, che è forse quello che ha mantenuto un po' meglio degli altri quella traccia, comunque aveva, insomma, avanzato alcune visioni che potevano farci immaginare la nascita di un'area ambientalista di destra, no? Cosa che qui da noi nel nostro contesto non mi sembra che non si sia mai manifestata, quindi l'avremmo salutato come un fenomeno auspicabile, no? Avere, come dire, degli interlocutori di ispirazione conservatrice però avanzati nello sguardo tanto da immaginare una riconversione generale dei processi economici verso la sostenibilità. Il ceto politico che esprime il paese purtroppo non ha il vissuto di queste convinzioni. Secondo me il tema è questo, certo. Non ha il vissuto, sì, di queste convinzioni, se non ha il vissuto non può farle la politica, non può farle troppo. Giuseppe Grillo. Mi dispiace se questo mio intervento ci costringerà a parlare di partiti, perché proprio non volevo. Intendevo fotografia con Marco, perché se ci sono tutte queste condizioni al contorno, il paese non prende una marcia, diciamo, marcatamente avanzata di innovazione su questi orizzonti. Perché si integra, diciamo, l'aggetto che ci sono da dare del tutto. Insomma, secondo me c'è sicuramente, diciamo, una tara culturale profonda, chiaro, diciamo, che parlavi di economia ambientale, una disciplina abbastanza recente. Nelle università io ho fatto scienze politiche, eccetera, eccetera, non abbiamo mai studiato né le mafie come soggetto politico, cioè questo è un tema. Poi nella storia, nella storia non si studiano le mafie come soggetto politico, o la studiano gli storici, i mafiologi storici, oppure non esiste come tema, come soggetto politico, soggetto economico. Fanno questi errori tutti gli intellettuali, purtroppo, diciamo, molti tra facinomi che fanno anche ragionamenti sistemici. Cioè, se solo gli economisti parlano di economia, ma non parlano dei soggetti criminali, delle holding criminali, invece hanno un ruolo fondamentale. Nella questione ambientale, l'economia è stata studiata
diciamo, nelle università ha prevalso il dogma di considerare soltanto alcuni momenti della produzione, cioè produzione e consumo. Le esternalità ambientali e sociali non sono state mai prese in considerazione, se non, diciamo, se non di rado. Cioè, Carlo Emilia Kapp negli anni 50 parlava di costi sociali e ambientali dei processi produttivi, è stata una cosa che sistematicamente è stata abbandonata, ancora parliamo di PIL, eccetera, eccetera, senza considerare gli effetti sociali, ambientali, sanitari che questa roba hanno. Quando in Campania succede quello che succede, cioè là si può arrivare forse per la prima volta a quantificare anche i danni sanitari e ambientali di quella realtà. Quando i periti parlano che nel 2064 ci sarà un'epidemia come una nuova AIDS con le falde acquifere avvelenate, è un tema che chiama in ballo anche questioni volgarmente economiche che vanno prese in considerazione. Detto questo, quindi tali culturali profonde che hanno segnato, che nascono anche dal legame tra la politica e l'economia, cioè la politica ha garantito una deregulation in campo ambientale perché ciò è servito per far profitto e scaricare i costi sulla società. Chiudo l'ultima cosa. Terza cosa importante: questo sistema ha creato delle potenze economiche, degli interessi consolidati che si contrappongono chiaramente a quello di cui noi stiamo parlando. C'è un conflitto in corso, cioè non è un aspetto solo culturale ad altissimo livello. Se tu parli di raccolta differenziata e parli del rifiuto come risorsa e non come costo, tu significa che tu stai ponendo le basi per mandare a casa quei sistemi, quelle oligarchie che fino ad oggi hanno fatto affari col trasporto e lo smaltimento in discarica. Okay. Quindi non è una cosa un attimo su un altro settore e poi dimmi le stesse cose. Edilizia. Se c'è un mercato in grandissima crisi è l'edilizia. Disoccupazione totale, però esiste un nuovo mercato di edilizia sostenibile vincente che sta occupando e che noi cittadini scegliamo di comprare perché scegliamo di spendere un 20% in più di una casa di classe A. Perché nell'edilizia ci stiamo riuscendo? Sì, sì. E in questi settori sì, no. Sì, ma è chiaro. No, questa è l'edilizia, però è un settore fortemente privatizzato, tornando a e quindi chiudo il mio ragionamento solo per dire che... Ma cioè, io ci sto a privatizzarlo, se tengo però in mano il coltello. Scusa, regolatore, se no è anarchia monarchica del sistema. No, solo per dire che comunque vai a confliggere gli interessi costituiti, cioè quindi tu sei, noi siamo portatori di interessi che confliggono con gli interessi costituiti. Le lobby del carbone, del fossile, non vedono di buon occhio sicuramente la produzione di energia sparsa e democraticamente prodotta sul territorio, e questo crea dei problemi, perché se non si spiegherebbe altrimenti tutto ciò che è successo, però anche dal punto di vista della comunicazione eolico, quale mafia è figlio di questa roba qua. Ci sono aziende che stanno investendo nell'ambiente, in professionalità ambientali, e sono le emergenti, non in Italia ma nel mondo, sono quelle che stanno vincendo, però non stanno vincendo gli inquinatori, stanno vincendo. Ma noi infatti dobbiamo anche in Italia sconfiggere questo problema, è che il processo è piuttosto lento. Perfetto. Perché non c'è un'accelerazione dettata dal fatto che si veda un progetto politico verso questa... E anche perché nella partita d'Italia nessuna delle grandi è ancora entrata veramente. Cioè tu sei sempre a livello di piccola, medio e micro impresa. Sì. Cioè quel 25% di uscito di imprese green sono tutte piccola, media e micro. Che però fanno anche il modello... italiano, no? Cioè, certo, no, poi, come dire, che però poi qui avresti una cosa, perché cioè il modello italiano è quello del virtuoso, però è anche vero, e il caso Telecom te lo dimostra. Ma io cambiamo tema, turismo. Cioè, in Italia non abbiamo una sola grande catena alberghiera nazionale, cioè siamo uno dei pochi paesi, eppure saremo il paese del turismo. Fra le grandi imprese familiari, Barilla, ma Barilla è una delle poche che ha resistito. Buitoni non esiste fino a ieri, anche perché si è suicidata. Perché il modello familiare l'ha portato alle estreme conseguenze. Ma no? Se poi il caso dell'Ilva dimostra quanto sia scarsamente vigilante la grande industria pesante italiana, che anche lui doveva innovare per tempo. Capire che quel modello era a termine e adesso che è obbligatorio farlo, i soldi bisogna investire nell'ambiente, i soldi non li ha fatti. Fatemi essere serio, bisogna investire nell'ambiente. Un primo piano per cortesia sul signore. No, Antonio, secondo me c'è descritto davvero il conflitto nel quale siamo immersi, perché quello che tu chiami braccio di ferro in realtà è un vero e proprio
è il conflitto strutturante della nostra epoca, intorno al quale si giocano anche perché destini economici. No, anche perché, per esempio, un caso classico è per esempio il riciclo, no? Cioè, da una parte no, incentiviamo le attività di riciclo e di recupero di materia, dall'altra parte proprio in questo settore le mafie, comunque i truffatori, sono ben attivi. Quindi anche là, cioè, bisogna sicuramente incentivare, bisogna però tenere gli occhi aperti e anche a livello internazionale fare, come dire, agire in maniera sinergica e coordinata affinché i controlli siano efficaci, perché lo stiamo assistendo a tutto un giro di carte per cui si simulano finte operazioni di trattamento in cui comuni, no? Certificano raccolti differenziali del 60-70%, in realtà è tutto finto, è tutta una roba cartolare, poi in realtà questi rifiuti finiscono in discarico, vengono venduti in nero alle holding internazionali, li mandano in Cina, eccetera. Guarda, fammi fare outing, io come direttore di Federambiente ho firmato l'accordo ANCI con AI, mi sto pentendo, perché con la nascita del CONAI abbiamo completamente bloccato il mercato. Quello è un tema. Le amministrazioni pubbliche come sostengono le imprese che fanno, recuperano materia? Faccio un esempio, a me mi ha colpito l'anno scorso Caramassi, della Revet, una delle aziende migliori di ricerca, plastica, corpo di plastica, è una delle aziende leader, un fiore all'occhiello, però ricordo l'anno scorso Caramassi, lui è stato fatto, come dire, fatto una sorta di, cioè, immerso nella realtà, oltre al fatto che ovviamente le leggi della termodinamica vanno rispettate, per cui non è che tutto che tu, come dire, differenzi, raccoglie, diventa poi magicamente, eccetera. Lui ci diceva che sicuramente su 900.000 tonnellate che entravano ne uscivano, ne poteva utilizzare 140.000, il resto era plasmix, roba che non ha mercato, quindi là bisogna capire come creare il mercato e come le amministrazioni pubbliche possono incentivare. Ma una cosa interessantissima, che lui raccontava il caso della Piaggio, che poi c'è un fattore culturale, lui diceva la Piaggio utilizza nella scocca del motorino, dello scooter, plastica riciclata. E allora pensavo che la Piaggio fosse quella prima a pubblicizzare questa cosa, invece no, la tiene nascosta perché non vuole che si associ al motorino il termine monnezza, perché altrimenti potrebbe fare un facile sillogismo motorino monnezza. Cioè, questo è un aspetto sul quale lavorare, tutta la comunicazione. Guarda, era un anno fa c'era una pubblicità della Porsche, dice comprate Porsche che è riciclabile al 99%. Secondo te chi è che compra una Porsche perché è riciclabile? Cioè, stiamo dando dei messaggi. No, ma guarda, io su questo ho avuto una discussione l'anno scorso, positiva, con uno dei responsabili Fiat presente a Ecomondo, che mi spiegava quanto fosse ormai progettato l'intera automobile, ma lo sappiamo tutti, cioè è completamente, diciamo, smontabile. E si parlava però del sistema valoriale con cui tu vendi la Fiat. Cioè, nel momento in cui la Fiat aveva un'immagine pessima, ovviamente, per tutta una serie di fattori, tra l'altro neanche associabili né alla motorizzazione né all'auto stessa, e questo fattore non emerge. Cioè, questo racconto... Però perché? Perché non è importante... E questo, cioè, tantissimi dei prodotti di vestiario, tantissime cose sono fatte, tutti i tessuti con acrilico sono fatti con prodotti che arrivano dal riciclo, sempre di più. Ma questo non viene né raccontato né c'è un interesse. Perché... Questo è interessante, è molto interessante. L'Europa funziona la cauzione che noi consideriamo illegale, e questo è un altro grandissimo errore. Sì, sul vestito, attenzione che c'è anche un altro discorso, che è quello del bio eco, cioè è eco per l'ambiente, però la gente non lo compra se sa che poi quella roba lì ti fa sudare, non è diciamo biocompatibile. Ma non è vero, allora la gente compra di tutto, compra la peggio merda, no, ma è così, cioè anche tessuti firmati che sono fatti da acrilico di grandi case, quell'acrilico probabilmente deve delle bottiglie, però non lo dicono, o lo dicono, come dire, purché non si sa. Ricordo ai presenti di compilare il modulo. Dammi che io ho preso. Che no, sono d'accordo. No. Per cui c'è... Anche lui non la farà, che tratta di verità. Dovremmo convincerlo invece a raccontare questa cosa. Dovremmo andare alla Piaggio a raccontare e convincere che invece è figo. Marco, io volevo farti una cosa. A quando è che parti? Tra pochi minuti, perché devo andare. Allora, io una cosa che volevo proporre a te come nostro guru, la mente te. E coinvolgere nell'attività di FIMA un nuovo evangelista. Buongiorno Giovanni.
e che racconti un po' di queste cose in giro. Tanto da esempio arrivare fino a Rimini, molestando la nostra gestione come associazione collegiale. No, vabbè, lo dico a tu sei il nostro UB. UB primo. No! Però aspetta la foto. Sì. Io voglio dopo vorrei dire una cosa, però non vorrei togliere, cioè, scusa, no, cacchiero tanto. Dico, vai, no, scusa, prego, vai. Era finito. No, io riporto semplicemente su quello che ho già detto prima, però io non lo so. Voglio soltanto dirlo in maniera virale, poi pensiamoci, magari è una cazzata. Però veramente, allora, mancano dei livelli di dibattito alto che non siano l'ennesimo manifesto firmato da Rodotà, Crispi e Camillo Benso di Cavour. No, non fa male, ma alla fine so cosa trovare in quella scatola di cioccolatini, cioè so cosa ci troverò, grandi enunciazioni di principio sulle quali sono d'accordo, faranno la fondazione di un non partito al Teatro Valle, andremo tutti quanti, la settimana dopo ci spaccheremo il 27 perché poi la storia va altrove, cioè quel modello lì non funziona a niente. E mi interessano i temi di cui stiamo discutendo. Quando io prima dicevo il contaminare, io non lo so, siccome molti di noi ci ritroveremo a Ecomondo, ci ritroveremo altrove e magari tra un anno anche qui, cioè, non lo so, non voglio sembrare... Un'attività che avevamo fatto anche noi tutti assieme era quella, quando ci sono state quelle cose brutte, ad esempio delle elezioni politiche, andare a scassare uguglioni a questi signori di parlante durante il post, che non è il giornale di Luca Soffi. E cioè andare, cominciare a fare delle domande precise, incalzarli ma in maniera seria, a costi del mail bombing, cazzo bombing, bombing physics. Sì, abbiamo provato, però ci vuole. Però per rompere i coglioni. Anche l'ego telegramma che abbiamo fatto con Paolo Hutter. Con quella proposta, quando nel momento in cui Bersani e Grillo dovevano dialogare, no? Vi ricordate? Uscì anche su Repubblica. Continua a fare la mia provocazione. Vai, però. Continuiamo a delegare ai politici l'ambiente. Allora, non voglio più, vi ho citato il caso dell'edilizia, perché nessun politico nel suo programma ci mette l'edilizia. L'edilizia è un mercato. L'ambiente è un mercato. Sì, devo dire che la parola ambiente mercato crea una serie di... A me no, perché... Anche se la Tares l'ha scritta i tecnici. Un comunista liberista, se non sbaglio. I tecnici pubblici. Sì, nel senso che... Però... Nel senso che sono solo i dati del mondo che non faccio un disegno, che è quello di... Quel livello sì, però... Alt! Prego. Presentati, perché no, ho capito che era lì e ho dovuto... Io prima che lui si presenti lo saluto. Marta, sono Antonio. Marta, saluto tutti perché devo raggiungere il mio capitano. È stato un piacere. Hai compilato il documento? Sì, ecco qua. Ah, c'è lì? No, questo è qua. Prego, scusa. Mi chiamo Antonio Castagna. Che fai, che bello. Ha scritto un libro. Faccio il formatore manageriale, ho scritto un libro che si chiama Tutto in Bollezza. Che presentiamo tra un'ora? Alle 20. Ok. Perché mi sono trovato a fare da consulente sulla riduzione dei rifiuti alla provincia di Trento. E quindi cerca di capire come si muovono i cittadini, come la pensano, come si muove la parte pubblica, le difficoltà che ha, eccetera. Poi un po' mi è venuta la passione per questo tema, di cui so pochissimo perché tanto è impossibile saperne tutto, quindi... Però mi hai scritto bene. Ne ho scritto da chi non sa, quindi da chi racconta come un'avventura è un'esplorazione, una cosa che è veramente di una complicazione enorme, specialmente in Italia. E poi... lascia pure qua. Non sì. Dimenticare più. C'è un mercato anche per quello. Nella vita faccio anche altre cose, per esempio a Torino lavoro con un'associazione che si chiama Manamanà, che tra le altre cose ha fatto Senza Moneta, un altro progetto che si chiama Rinuovi, con i designer che lavorano con gli scarti, eccetera. Quindi poi piano piano ho cominciato a occuparmi di questa cosa qua. E a sviluppare uno sguardo, siccome lui parlava di contaminazioni. E a me quella cosa lì mi convince molto per come l'ho vissuta in questi anni. Per esempio, credo che contaminare e soprattutto cambiare cornice nella quale è raccontata la questione ambientale è fondamentale, perché fino a che la raccontiamo come l'ambiente, il problema dell'ambiente,
sfigati eravamo di partenza e sfigati restiamo. Non c'è modo di uscire, secondo me, da quel vincolo lì. E c'è una piccola esperienza, che è quella del senza moneta, che magari alla fine vi dico anche un po' perché mi convince di questa cosa. È micro, però penso che possa essere ricca di spunti. A proposito di cambiare cornice, interagisco qua con l'altro Antonio. La mafia è raccontata da molti punti di vista. Nessuno mai, o pochi, l'hanno raccontata dal punto di vista della valorizzazione dei talenti. C'è una via interessante, probabilmente l'unica a Sud Italia, per emergere e per mettere a disposizione della collettività, scusate la barbarie di quello che sto dicendo, il proprio talento. Sarà pure talento da killer, ma talento è. E allora, perché non ci occupiamo anche di quella cosa lì? Lì c'è della qualità. Certo. Se continui a mettere... È nato a Sciacca, lui parla di Torino, è nato a Sciacca. Sono nato a Sciacca, ho vissuto a Palermo, dove paghiamo la tassa sui rifiuti e non si fa la differenziata. Perché se ne fa il 5%, ma viene buttata a bello lampo pure quella che si fa. E dove Beppe Lumia va a braccetto con la società che trasporta i rifiuti da Terrasini alla discarica di Siculiana, che è il proprietario dei trasporti, della stazione di conferimento e della discarica, e quindi a cosa avrà interesse quest'uomo? Sicuramente a fare questo mestiere qua. Però diciamo, finché noi quelle cose lì le mettiamo in un angolo, l'ambiente in un angolo, la mafia in un altro angolo, secondo me non ne veniamo fuori. Quello che credo ci serva per cambiare cornici, e lo dico da osservatore, diciamo un po' attento, ma osservatore, quindi non sono proprio addentro a quelle questioni, è cercare nuove connessioni tra i fatti, per esempio nuove connessioni tra i saperi e nuove connessioni tra le persone. Allora, quando abbiamo forse chiuso un accordo col Politecnico di Torino, perché insieme alla cooperativa Triciclo stiamo cercando di mettere a disposizione uno spazio dove dei designer, delle persone che studiano i materiali possano venire a sperimentare e a conoscerli. L'accordo sapete su cosa è? Il Politecnico che fa design sistemico è sul fatto ci mettete a disposizione gli artigiani che conoscono i materiali. Vuol dire che tu fai design sistemico e non sai come minchia si taglia il legno. È fantastico. Ora, non è che lo dico come un'accusa, ma questo è per dire quanto le connessioni tra i fatti, tra fatti vicini, prossimi, siano difficili. Allora, chi fa il vostro mestiere, e poi io, diciamo, di straforo ogni tanto faccio questo mestiere, abbiamo secondo me questo compito, di generare connessioni, prima ancora di generare una soggettività o soggettività politica, eccetera. Quindi quella è una connessione sul saper fare, poi c'è una connessione sul sapere, perché quando leggi che il motore della Piaggio è fatto di plastica riciclata non te lo pigli più, per lo stesso motivo per cui le bottiglie, gli oggetti in PET riciclato hanno bisogno di una pellicola interna di PET vergine, perché sennò noi ci scandalizziamo come italiani, perché noi non sappiamo come funziona un processo produttivo. Allora, e questa è un'altra connessione, noi quella roba lì la dobbiamo sapere, perché fa parte della nostra vita. Ora, quando mio nonno faceva il pescatore, il processo produttivo lo conoscevano tutti, perché è facile, la barca è là, i remi sono là, la rete è lì, la nassa si fa così e tutti lo sapevano fare, e quindi sapevi qual era il processo, e non c'era processo di conservazione. Adesso è molto più complesso e quindi credo che su quella questione lì dovremmo un po' lavorare. L'ultima cosa che dico su senza moneta, giusto come spunto che vi offro di riflessione, senza moneta ha funzionato tantissimo perché è un mercato, cioè perché utilizza un modulo di comportamento che tutti conosciamo, andare al mercato a fare shopping. In realtà questo mercato non acquisti niente, scambi, però il modulo, il fatto di essere rassicurati dal modulo, secondo me è una cosa molto importante. Poi lì fai una scoperta rassicurante, cioè il fatto che non è che stai con, non è che vai a fare shopping, vai a incontrare delle persone, ma siccome le incontri dicendo lo vuoi, e non ti devo dire che begli occhi che hai, che mi imbarazza, perché nelle nostre società è un po' difficile, o come ti chiami, che è un'apertura di domanda abbastanza difficile, con lo vuoi diventa molto più facile, è un modo che conosciamo, incontri altre persone, e la ricchezza
E questa poi è una riflessione, mi sono stabilendo un sacco di tempo, ti chiedo scusa. La ricchezza di quello che costruisci è che poi il giorno dopo ti incontri nel quartiere e ti saluti. Il giorno prima non ti salutavi. E qua mi viene un'altra ulteriore riflessione. Ieri ho visto quella conferenza sulla riduzione dei rifiuti e sui centri di riuso permanente, eccetera, eccetera. Ora, ogni volta che viene raccontata questa cosa, si racconta quanti rifiuti abbiamo risparmiato alla discarica. Tant'è vero che c'è una proposta di considerarli come raccolta differenziata. Però, secondo me, sarebbe da per esempio, senza moneta, per misurare la validità, devi misurare i sorrisi, non quante tonnellate non vanno in discarica. Perché se misuri quella roba lì, stai dicendo ancora che ti stai occupando di un problema. Invece ti stai occupando della convivialità in un quartiere. Questo intendo dire per cambiare cornice. È sempre possibile farlo? Secondo me sì, però su ogni cosa bisogna fare quello sforzo che ti permette di dire qual è la cornice nella quale siamo, è quella corretta, mi piace, mi soddisfa, mi rimanda alla sfiga, non ci sto. Ricomincio da capo e faccio uno sforzo di progettazione in più. Chiedo scusa. No, cioè, personalmente mi sento seduto dopo i vostri due interventi, anzi potrei anche salutarmi e me ne vado. Perché le cose sono molto, molto come dire, certo, ha detto prima. Cioè, le vedete poche, vedete, e anche due o tre che mi hanno colpito vagamente, in parte anche, come dire, a rischio. Il libro, come ti è nato? Ah, tu non arrivi dal nostro mondo del parole forti. Marte, buongiorno. Tu hai parcheggiato l'astronave. Ti sei avvicinato, come fanno le persone serie, l'hai analizzato, studiato e ci hai fatto. Poi, se io ovviamente serialmente autolesionista, ho detto non mi fermo qui e vado avanti. Ok. Però dico come è nata questa storia? Non è una domanda da... No, l'espressione è tutto in monnezza, che è il titolo del libro. Anche con questo titolo direi, come dire, rassicurante. Il fatto è che uno dei collaboratori dell'editore, che mi ha sentito di questa cosa, mi fa... No? Sai che non ci avevo mai pensato che pure ste mura sono monnezza e prima o poi lo saranno. È una cosa molto banale, però questo ci dice tanto di come guardiamo intorno a noi. E quindi nasce da questa cosa qua. E da un fatto, poi sono libri che hanno come filo conduttore la dipendenza. Allora, il fatto che io guardo tutto come se fosse monnezza da quando lavoro in questo campo, che è una parte del mio lavoro, che non è l'età. E quindi poi vado a guardare nei cassonetti, guardo cosa fa il vicino. Tanto c'è molta gente che lavora da guardare nei cassonetti in sto periodo, ma per altre per problematiche. Vado in giro con i rom di Lungostura Lazio, a proposito, cosa che ho raccontata in un altro libro di dei cercatori. Mi hanno chiesto di sviluppare un progetto di formazione sui green job per i rom. Quello, ma non è per quello, lo fanno, non perché no, ma per costruire. Per dargli come dire. Loro sono 500 famiglie sul Lungostura, esatto. Le quali campano di raccolta nei cassonetti. E quindi a volte con alcuni business. Come dire, creano a volte delle discariche inenarrabili. No, loro sono incredibili perché riescono a campare. Cioè, accanto cioè loro recuperano, ma. Loro campano di raccolta nei cassonetti. A me la roba fanno così. E la roba che non gli serve la buttano davanti casa. La merda è sotto dove cagano tutti assieme. E non gli fa nessun effetto. Sì, sì, incredibile. Se ne vedono tante a Roma di scarie. Però la cosa incredibile di questo gruppo di persone è che quando poi vado di notte a fare le foto, perché il mercato del Balun comincia a mezzanotte, quindi alle 11 andiamo, vado col Doblò, si caricano pure il mio, oltre alla macchina di Gigel, che è un po' il capo, i topi tanti così, quando arrivi, il caffè turco sulla macchinetta, è veramente un'esperienza quella roba lì. E quando Gigel sale sul mio Doblò e entriamo al Balun, perché c'è una sbarra, ci sono gli addetti, eccetera, lui è felice perché è riconosciuto. Quindi saluta, ciao capo! E quando mi dice che lui fa questo mestiere, mi racconta anche che... No, ma sai... Il regolatore, quello che si diceva io. Sai come... Loro ce l'hanno. Sai mia moglie... Sai come ho scoperto il mercato? Gli ho chiesto, come hai saputo che c'era il Balun? Mia moglie prima faceva altro lavoro. Dico, il lavoro faceva limousine. Dico, cazzo vuoi dire limousine? Le limousine.
Quindi andava in quei paraggi a chiedere l'elemosina e gli riferisce al marito, per loro è un lavoro. E tu capisci, i meccanismi dell'integrazione non passano da chissà quali complessità, dal fatto che l'elemosina è un lavoro, quell'altro è un lavoro più conveniente, fine. E ne guadagni in integrazione sociale tu, ne guadagni in tranquillità io, ma ci vuole tanta intelligenza. Comunicazione per Giuseppe, lo facciamo conoscere Gabriele, così quando deve moderare Facebook quando si parla di Rom evitiamo di combinare dei disagi. No, la racconto perché me no, assolutamente non è una battuta. In Torino c'è una cosa che si chiama Fortuna Piemontese, un giornale che vi dico io, che non cura. E purtroppo noi abbiamo su Facebook dei rombivoglioni un po' razzisti. E ci sono alcune parole chiave che evidentemente questi monitorano in automatico, tra cui la parola Rom, che provocano dei disastri. L'altro giorno, era domenica se non ricordo male, c'è stato questo problema di un investimento nel campo Rom in cui è stato ucciso uno della famiglia Rom, e i Rom hanno reagito uscendo dal campo di Lungostura e andando, come dire, con delle intenzioni un po' bellicose. E quando c'era sta notizia, secondo me l'ha detto su Facebook. Però sai che la notizia non è questa, poi scusatemi. Non è questa, la notizia è che ne sono morti 7 o 8 in questi anni. Sì, e nessuno l'ha mai detto. L'oggettiva pericolosità di quello che è. Perché nessuno l'ha mai detto? Se tu hai detto anche le cose che hanno fatto i vigili urbani, che i comunicati alla stampa dei vigili urbani. Dopo parlandoci, poi quello che era venuto fuori la domenica pomeriggio, perché c'erano dei giornalisti che non sapevano cosa fare, quindi c'era questa notizia, era questa uscita dalle cose della comunità, perché erano 200, un numero significativo, è un tema interessante, visto in quell'ottica è totalmente sconvolgente. Per un cittadino e devo dargli da mangiare. Recapiti tuoi? Ce li abbiamo. Ce li ha tutti Mario, sono seguito. Grazie. Ciao. Per cui interessante anche quello che hai detto. Domande? No, volevo chiederti che intendevi quando parlavi dei talenti giovani che sono siciliano, cioè che cosa intendevi? Cioè, valorizzare i talenti anche nella mafia, in che senso? Ho capito male io. Quando osserviamo il fenomeno, dobbiamo osservare anche le qualità che si sviluppano. E le qualità sono chiaramente infinite. No, ma infatti è giusto per però ci sono qualità organizzative, qualità gestionali, qualità di gestione del dominio, del potere, della sicurezza, qualità nella capacità individuale. Quando io ho lavorato a Borgonovo, a Palermo, Camillo, che allora coordinava, Camillo Barbato si chiamava, che coordinava il gruppo di ACI Ragazzi, diceva: fino a che noi non capiamo che questi qua, adolescenti che il Malaspina ci aveva affidato, sono capaci di andare al secondo piano senza usare la scala, passando da fuori, entrare, prendersi un televisore, scendere senza spaccare niente, senza spaccarsi niente, fino a che non partiamo da quella cosa lì, noi non riusciremo ad affrontare il fenomeno. E secondo me ha ragione, perché c'è, come dire, c'è una qualità nel fare quella roba lì. Puoi indirizzarla meglio. Certo. È un po' provocatorio, però giusto, sì, è provocatorio. Io immaginerei a dare delle risposte, per esempio. Allora, la mafia completo. Non è un fenomeno mafioso, però quando quelli di loro della Munnizza, Gabriele Dulcetta e compagnia, vanno a prendere la merce su, come si chiama, a Bellolampo, e poi recavano ferro, rame, altro, eccetera, e poi vengono arrestati perché rubano. Quella cosa lì è molto importante, secondo me. Merita di essere enfatizzata. È vero che formalmente hanno rubato, ma quelli lì hanno un sapere sul riciclaggio e ci fanno soldi, perché ci campano le famiglie. Ma tu dici, chi sono questi qua? Sono del Rom? No, quelli sono palermitani, figli di cercatori. Perché prima Bellolampo era così, però ci era abitato da cercatori. Sì, no, perfetto. In quest'ultimo caso, chiaramente, cioè, tu vuoi che un sistema si muove, si muova legalmente, bisogna anche rispettare le regole. Rispettare le regole significa che ci siano dei modi per riciclare, che siano modi compatibili con la mia, cioè, che tu paghi le tasse, cioè ci sia un, diciamo,
questa cosa la puoi fare, la devi fare nella legalità, non diciamo nell'illegalità, fai, perché sennò ognuno fa come... Fai un percorso di legalità. Questo, diciamo... Allora cosa fa l'AMIA? Sì, poi ecco, perché si fermano un pezzo, Lo sai cosa ha fatto? Mi ha detto, fate una cooperativa, mettetevi tutte le attrezzature di sicurezza, noi vi certifichiamo e tutto, facciamo 3 mesi di sperimentazione e raccolta di cartone, vediamo come va, poi lo valutiamo e cosa male. Questa è la risposta. È una buona risposta. Certo. Quindi loro per 3 mesi raccolgono il cartone, 250.000 euro mi pare di roba venduta, dopodiché l'AMIAT si intasca i soldi e non gli dà i soldi e scioglie la cooperativa. Geniale. E a Torino? L'AMIAT torinese non c'è mai pensato. Non capito. No, non è una battuta, non avete mai parlato con la media. Però diciamo, loro hanno fatto l'epilogo è infelice. Però l'idea è quella giusta, cioè tu devi prendere questi saperi, devi portare in un percorso di legalità, di trasparenza, che deve diventare patrimonio di tutti, eccetera, eccetera. Senza lasciare, senza lasciare insomma che sia l'improvvisazione poi a regnare sopra. Io premesso che non credo che, che forse anche qua parliamo ancora di cultura, cioè che si è studiata la mafia come un fenomeno del sottosviluppo, anche là siamo sbagliati, cioè si è studiata per tanti troppi anni in sociologia la mafia è un prodotto del sottosviluppo, non è affatto così, non è un prodotto dell'ignoranza, della superstizione eccetera eccetera, anzi nasce nella zona più ricca di Palermo, lo sai meglio di me, la Concordia eccetera eccetera, quindi non è un fenomeno del sottosviluppo. Detto questo, fare una citazione. Sì. Qualcuno a casa di Principe diceva non chiamateci camorristi, siamo imprenditori. Certo. Imprese che hanno costruito parte dell'alta velocità italiana. Certo, ma è chiaro, ma adesso infatti, si sta passando dal camorrista imprenditore all'imprenditore che è camorrista. Sono più efficaci, razionali, eccetera, eccetera, perché non rispettano le regole, è chiaro che sono più competitivi. Se non rispetti le regole, sei molto più competitivo. Rispetto a quello che già facevi tu, io proverei la strada di dare risposte, perché anche qua bisogna guardare le cose a 360 gradi, non fermarsi a un pezzo di ragionamento. Quando tu sequestri una discarica, per esempio, cioè vai sui giornali, il colpo prestato ha sequestrato una discarica di 100 metri quadrati. Cioè, poi c'è il dopo, c'è le bonifiche, chi paga, chi è stato il responsabile è stato arrestato, ma poi ha provveduto al pagamento della bonifica, eccetera, eccetera. Bisogna guardare pure il dopo, cosa si è fatto di quel territorio. Lo stesso riguarda anche per il caso, per esempio, delle persone che finiscono in galera nei quartieri degradati, nei quartieri dove c'è grande disagio sociale, Napoli, Palermo, eccetera. Tu non ti puoi fermare l'azione solo al mero momento del contrasto, lo condanni, lo sbatti in galera e crei la discarica umana, sono discariche umane, ma devi innanzitutto occuparti di quella persona per recuperarla e poi fare politiche di prevenzione. È tutto collegato, il mondo per me è tutto collegato, cioè quello che vale per i rifiuti, per l'ambiente, che sono stati messi da parte, non ci interessiamo della monnezza, c'è la discarica che è il luogo dell'oblio, luogo dell'oblio, a me non mi interessa perché io non voglio sporcare le mani con la monnezza, e l'hanno fatto, se ne sono occupati i mafiosi per primi, come è successo con le imprese di onoranze funebri, c'è un'analogia con questo. Io credo che bisogna dare risposte, cioè laddove c'è disagio sociale, non puoi solo sbattere, c'è in galera e dare risposte. Quindi diciamo va bene valorizzare il talento, ma soprattutto porre le condizioni che ci siano percorsi alternativi, se no è tutta, capito? Se no siamo punta da capo, non risolviamo il problema. No, l'unica cosa magari che ci ho portato anch'io, e mi scuso che ci ho portato anch'io, il compito vostro di persone che narrano di chi racconta non è tanto quello di offrire alternative, è quello di offrire quali di lettura. No, ma io non posso. No, perché sai perché lo dico? Perché poi spesso chi come me poi un po' è militante, un po' è un narratore, un po' è un professionista, come dire, parte dalla sua esperienza e vorrebbe fare tutta la filiera. Tu stai parlando da conoscitore, cioè, il famoso concetto io ti salverò. Io parlavo di come la società si deve organizzare rispetto a questi problemi. Ma per quanto ci riguarda, secondo me dobbiamo organizzarci per rompere le cornici nelle quali siamo. Sennò quella cosa che lui diceva stamattina, dell'apprendere ad apprendere, non avverrà mai, perché stai sempre nella stessa cornice. E quindi tutte le informazioni che dai confermano le cornici precedenti. Come hai detto giustamente tu, quindi cascia da morto, discariche,
mafia, delinquenza, carceri. La discarica è con le carceri. E noi siamo ossicati e perbenisti al contempo, perché non abbiamo niente da dire in più rispetto a quanto fanno già. Niente, non serve a niente quello che diciamo. Perché è destinato ai convertiti, quindi non serve. E qui forse, se così parla avanti sul lato il discorso della posizione antropologica, e cercando di ricollegare un po' gli ultimi interventi, provo a è il discorso dei codici, cioè comunque quello che dà identità culturale ai gruppi è il fatto di avere dei codici comuni riconoscibili. Allora, finché siamo a parlare di codici diversi, o comunque non creiamo un codice che possa essere condiviso, ognuno rimane nel proprio ghetto, sia comunicativo che di lettura, e quindi poi visto che tu hai tirato in ballo una cosa importante. Però scusa, lui ha detto una cosa seria, adesso non dobbiamo rispondere. Ha detto non serve a niente. Io non credo che non serva a niente. Io adesso magari rispondiamo a questa domanda perché è forte quello che lui ha detto. Lui ha detto non serve a niente. No, io volevo farti una domanda. mi ha tolto la parola, che non è facile con il sottoscritto, perché non riesco a parlare. Allora, una cosa su cui io mi faccio molte domande, che poi voglio declinare anche sul tema ambientale, è il ruolo nel coso dei rifiuti di quelli che io chiamo i diversamente italiani, cioè gli immigrati, che oramai sono una componente numerica fortissima, che piaccia o non piaccia, questo, poi è così, poi vediamo così, tutto certo. Il resto con più calma, non è fatto cazzo. Ci sono delle, come dire, declinazioni possibili, prioritarie, e un ruolo specifico che potrebbero avere? Io ti parlo per la tua esperienza con Roma, che è veramente pazzesca, che poi quando torniamo a Torino ce ne sono mai parlato. Di queste persone, nel senso che molte vengono, come noi italiani, da delle culture ambientali sicuramente non anglosassoni, non nord europee, eccetera, no? Butta come cazzo capita. Altri hanno però come delle diciamo, competenze, abilità, storie di famiglia, come dire, che noi non ci immaginiamo. Che ruolo possono giocare diverso da quello che possiamo fare noi di solito? Che dici? Tu Green Jobs, ti risposto anche a questa domanda. Rispondere gli altri, no, dico davvero. È articolato, non c'è una risposta. Cioè, è articolato, c'è cioè l'esperienza. Le nostre parti, le mie parti, c'è una grossa nicchia numerica. I rumeni, che sono anche persone ormai molto integrate, hanno il monopolio, del rame, ahimè, rubato. Però è una forma di riciclo sui generis, perché hanno una filiera totalmente normale. Si stanno già anche allargando su altri metalli più o meno nobili, ma non è. Poi però in effetti ci sono tutte cioè non so, mi chiedo una domanda, io quello non so. Ma se tu vai al Balune, per esempio, il mercato dell'abbigliamento, scarpe, gioielli, bigiotterie, eccetera, viene dai rom che lo trovano, i marocchini lo acquistano a stock e poi va per i loro mercati. È molto interessante quel fenomeno. Quindi lì ci abbiamo, allora lo mette nei sacchi neri, lo rovescia a mezzanotte più o meno, quando comincia la cosa. I marocchini vanno al Nugolo, lo comprano negoziando uno stock di 10 paia di scarpe, le compro tutte e 10, 7 euro. Ma che scarpe sono? Ci sono contraffazioni? No, usate, trovate nei cassonetti per lo più, sì. Se ne trovano l'ira di Dio. Ma è illegale, cioè alla fine. Però non lo so, capito? Però forse è meglio che. Rubare il rame, cioè non è che è una cosa. Quello è illegalissimo. Ma la scarpa nel cassone. C'è il contrappasso ogni tanto. No, il problema è lì, è l'assurdo, che tu dovrei. Allora, ci sono le campane che raccolgono queste, diciamo, gialle. Le campagne gialle. Quelle lì, in teoria, tu pensi la dai alla carica, abbiamo scoperto tramite un'inchiesta sul traffico di rifiuti, che in realtà venivano presi da questa struttura criminale, venivano una parte, quelli che potevano essere utilizzati, allora li compravano dalla Caritas, no? La Caritas non sapevano che questi erano delinquenti, questi comunque li compravano come rifiuti, in realtà un po' li usavano come mercato nero e un po' erano stracci che poi venivano utilizzati in campagna per come combustibile, combustiscono di benzina o no? Di altro, e danno fuoco alle discariche
abusive di rifiuti. Quindi, diciamo, magari cioè questa cosa uno pensa di fare beneficenza, in realtà non sapendolo, ma questa semplice, come dire, questo interlocutore che è il cassone giallo, consapevolmente ha messo in piedi una filiera criminale che di tutto rispetto, tant'è che sono diverse le inchieste che hanno fatto, non soltanto a Prato ma anche a Potenza. Addirittura in un'inchiesta di Prato, dove si chiama proprio Eurot, questa inchiesta, c'è un clan di Ercolano, quindi un clan della Camorra, appunto, che fa traffico illecito di stracci. Anche gli stracci sono dei rifiuti, considerati come dei rifiuti. Ah, però io invece volevo dire un'altra storia che in Italia è poco nota, ma a Parigi è stato istituito un mercatino per i migrati, detto una specie di no pax area, cioè dove è sospesa la legalità, mettila così. No, però ha un senso, sì, perché sì, cioè, infatti la chiamiamo in zona franca. Cioè, infatti una... Beh, è il Balloon a Torino che sì, è buono. Cioè, sì, però questo di Parigi, cioè, è una cosa, cioè, riconosciuta, non so dire, riconosciuta legalmente. Anche però, il Balloon ha una concessione del comune per cosiddetti operatori dell'ingegno, compresi i Rom, che il mercoledì alle 7 del mattino, è l'unico orario che rispettano, si mettono in fila, pagano 9 euro per la piazzola e la pagano regolarmente. E questo è incredibile. Sui rifiuti però bisogna fare attenzione, perché cioè non c'è, diciamo, quando viene fatto in nero bisogna fare attenzione, perché non c'è professionalità, questi possono vendere, per esempio, del ferro contaminato, e viene mischiato, quindi possono spacciare rifiuti, quindi loro vendono oggetti. No, io parlo dello specifico dei rifiuti, no? E anche là, cioè non può essere lasciato all'improvvisazione, al caos, perché le aziende che si occupano di riciclo sono danneggiate, cioè, ma come parliamo di economia, siccome ci interessa valorizzare l'economia legale, perché diciamo, io credo che la democrazia sia il rispetto delle regole, se non c'è, come dire no, però, rispetto delle regole siamo, però diciamo, ecco, una filiera legale è raccomandabile per far sì che quella green economy anche dei rifiuti possa andare avanti, che però rischio è questo. Fuori di questo genere no, cioè, allora, parte da black market, diciamo, però sì, lui parla di oggetti, di rifiuti. Però se la plastica la mandano a livello di sguardi, sì, tu fai una secondo me dobbiamo parlare di sguardi, perché noi raccontiamo, poi la soluzione tecnica qualcuno dovrà trovare. Si parla di conflitto sociale, che tu fai la raccolta differenziata, oltre a creare economia, creare posti di lavoro, tu hai meno esigenza di fare discariche, diciamo, non però, fai discariche, elimini i conflitti sociali alla radice. Però ancora ti faccio questa è una forma di sorriso un po' più articolata, ma è una forma di sorriso. Non fai una discarica accanto a un centro abitato. Ecco Antonio, però quando proprio questa cosa che ti dicevo di Rob sui green job, non so se questa cosa diventerà vera, mi auguro di sì, l'intenzione c'è, abbiamo parlato due volte, non so quello che diventerà, però può essere quello, cioè è proprio vero che tu prendi quello che oggi, quell'attività in realtà non è che la svolge, però la svolge male, tu invece gli dai gli strumenti per svolgerla bene e più gli dai gli elementi che sono poi di integrazione. Quello è tutto, non è quello. Esatto. Non è che c'è dei timidi, lo devi portare nella legalità, perché nella legalità ci sono le regole che valgono per tutti, una democrazia, a parte per Berlusconi, però le regole dovrebbero valere per tutti. Sì, sono d'accordo, se questo è inserito, cioè, ho capito bene. In un quadro condiviso, che è fatto anche di sorrisi, lo so, tu alzi ancora di più, però noi diciamo, siccome siamo un po' più, diciamo, pragmatici, e perché stanno talmente male le cose che, diciamo, tu hai un percorso ancora più avanzato da un certo punto di vista. Però è chiaro che quando quello che tu dici, che non è fatto soltanto di economicità, è fatto anche di sorrisi, ma quello che raccontiamo noi, cioè il fatto della qualità della vita, no? Il fatto di qualità della vita. Che noi non pratichiamo, sia detto per il senso. Ma nel nostro privato lo facciamo in realtà, cioè ci piace vivere i posti, mangiare bene, eccetera, eccetera. Cioè, non ci è diverso, però. In che senso? Ad esempio, io non sempre voglio, se sto in Italia, perché bene o male ho fatto anche delle scelte, però all'estero la qualità della vita mangiano forse peggio, anzi sicuramente devo dire la verità, però vivono in un ambiente dove determinati altri parametri barra valori sono coltivati più che da noi, che se ne piace anche
maggior tutela del territorio, ma questo significa che ognuno di noi, non è che non ha cura del proprio territorio, cioè, anzi ci impegniamo perché per avere cura e cerchiamo se può fare tanto di più, sì, quello che facciamo cerchiamo di essere coerenti, questo dico, poi è chiaro che il nostro paese è quello che è chiaro. Però insomma delle cose positive ci sono, perdiamo la speranza, non ci piangiamo addosso, cioè sicuramente da qui, da oggi, se guardiamo la realtà 10 anni fa, da questi punti, da questo angolo di osservazione, delle cose sono state fatte, vero Marco? Sono migliorate comunque le cose, cioè, da un certo punto di vista, almeno di consapevolezza anche delle questioni ambientali. Cioè, allora, ragazzi, 10 anni fa era proprio, cioè, però, proprio meno. Sui rifiuti abbiamo nello stesso territorio nazionale i casi europei più di eccellenza. Cioè che vengono a studiare dall'estero, poi abbiamo hai citato la Revet, e poi abbiamo anche le aree più massacrate. Cioè, però fino a 10 anni fa ancora si scaricava direttamente in mare, cioè si scaricavano i fiumi, cioè, fino a 10 anni fa si scaricava in mare, fino al 2001 non c'era un delitto di traffico organizzato di rifiuti, oggi c'è, quindi tu ti puoi sbattere in galera, trafficante di rifiuti, cioè sono passi in avanti. Oggi, a proposito di green economy, ma il 35% di produzione energetica da fonti rinnovabili, il 35% 10 anni fa era... Cioè, è una cosa che pensavo, quindi poco a poco. Cioè... Anche a livello di conoscenza dei fenomeni, cioè quando tu sai quante sono 1107 le industrie a rischio, cioè anche dici ma non hai fatto niente, però il grado di conoscenza e di coscienza sul tema di oggi non è lo stesso di 15-20 anni fa. Allora, la prossima anno per tirarci su facciamo una cosina monografica sulla città di Taranto, ok? Quindi su questo tema ci abbiamo da lavorare. No, volevo chiedervi una cortesia, visto che e fra un po' ciascuno di noi partirà per portate un saluto, come diceva Giovanni. No, facciamo il punto finale, ma che forse va bene, perché in effetti, allora, come sempre succede in queste cose, si parte da A, si passa da B, si tenta faticosamente di arrivare a C, finisce a Q. Ognuno di noi nel nostro piccolo vuole salvare il mondo a vari livelli, no? Allora, noi qua non ci proviamo, anche perché siamo un po' scarsi, però si può fare qualcosa. Allora, io quello che ha detto prima Marco, che può essere per molti luoghi di Colombo, per me è particolarmente creativo, quindi dimostra il mio livello di creativo, cioè il concetto di infiltrazione, che non è di tipo ortopedico, terapeutico, ma edilizio. No, direi più mafioso, quasi nel nostro ambito, cioè di... avere dei punti in cui ci si trova, come può essere qua, perché la qualità della vita non male, quindi tornando a quando dicevi tu, in cui ci si incontra fra pari, ma anche un po' dove di meno pari, non è nel mio caso, però, e poi però cercare anche, mi permetto di dire, di andare nei dispari, cioè di andare a raccontare al Festival dell'Economia e dire noi vogliamo parlare di ambiente e vi rompiamo il cazzo, aggiungere anche una mia solita energia. Cioè che uscire dal format ambientale e entrare nel format ti si è capito, ecco, cioè, se noi ci presentiamo al Festival dell'Economia, noi più, cioè nel senso, proponendo di una cosa sensata, secondo me non ti dicono di no. Anzi, e poi però una cattiveria, neanche quel macrocosmo che si chiama Trento, che è come per noi la Svizzera, perché provincia autonoma, qualità di cervelli non male. E se lavoriamo d'ufficio stampa, visto che in teoria facciamo, poi siamo tutti collusi con questo sistema mediatico, probabilmente riusciamo anche a avere un evento, cioè a far diventare, cioè il Festival dell'Economia quest'anno si è colorato di verde, cioè e devi portare a parlare con te e di te quello che non parlerebbe, cioè ti ripeto, non ci serve che viene il solito guru dell'ambientalismo, cioè o dell'economia ambientale, cioè devi costringere chi non ci sta a dire cazzo, però mandiamo gli sfigati, veniamo noi. No, però è buono, cioè non ci vuole, perché il guru, però il guru ha vantaggio che fa comunicazione, cioè aprirsi, ma non necessariamente un guru dell'ambientalismo, no, al contrario, no, è proprio quello, cioè il guru dell'ambientalismo è il primo della serie B, a noi c'erano dei quelli della serie A, anche se noi diciamo, cioè è una serie qualitativa, però è così, cioè devi giocare in Champions, se no non esiste. Sì, io ti caccio, non capisco niente, no, dovremmo costringervi a prendersi carico della questione ambientale, cioè l'economia deve prendersi carico della questione ambientale, no, la società, può pensare, no, in quel caso la provocazione al mondo economico, cioè non dobbiamo parlare soltanto di bill, produrre, consumo, bisogna capire pure questo modello di sviluppo che tipo di ripercussione ha
però... sull'ambiente, sulla salute dei cittadini anche dal punto di vista economico, perché ci si ferma fino a un punto, perché le conseguenze sanitarie sulla collettività di questo modello ha anche un valore economico che in America si studia, viene quantificato e qua no. Però la cosa che... riporti su un livello pure alto, non è che siamo solo sfigati, che siamo impauriti dall'industria, no. Poniamo delle questioni. La cosa divertente potrebbe essere semplicemente, voglio dire, spostare gli occhiali. Vi spiego. La cosa che ci diceva Cirielli, che lo dice, ma guarda che, ed è vera, cioè i grandi compagnie internazionali sono già green. La cosa che diciamo, cioè tanta del settore più virtuoso italiano è green. Allora il punto è far vedere all'economia, all'opinione dell'economia hanno gli italiani in quelle sedi, che una parte dell'economia è non piccola, ma rappresentativa e progressista, ed è la migliore. Ed è la migliore, è già verde. Cioè, come dire, far emergere, ma qual da collettivo culturale novecentesco che c'è? Cioè, c'è uno scontro fra questo, e che il vecchio è black e il nuovo a livello mondiale è green. Cioè, tu non devi dire siamo noi portatori, noi vi stiamo, quindi, puntando la luce, voi ce l'avete tutta puntata su sta bottiglia, quando il mondo è questo. Cioè, non so come dirti, non essere, cioè non siamo degli evangelisti, non è che abbiamo il verbo, noi siamo soltanto, stiamo solo girando il faro. Se no guardo solo all'industria, forse che c'è un retaggio, dei sindacati, eccetera, eccetera, guardo solo all'industria, la Fiat, e... invece no, c'è un'economia che va in un'altra direzione, che è capace di produrre più valore aggiunto. Ma perché al modello vecchio? No, ma perché i politici nostri si guardano tra di loro. Sì, sì, è quello il problema. Anche i sindacati hanno una responsabilità su questo, tutto, per carità. Hanno avuto un ruolo storico importante, per carità. Però. Cioè, c'è questo limite, assolutamente sì, ti dico di più, però la cosa divertente, noi non siamo finalizzati, infatti, vero? Non ci si può nessuno di sindacati, no, purtroppo devo dirti una cosa, io sono stato accusato dalla Will di farmela troppo con la CISL, ed è vero, poi in realtà la CGL proprio non mi si fila, però la Will si incazza con me, non è un caso, addirittura a me risulta la stessa cosa. Ah, fantastico. Cioè, che la CGL è completamente un altro mondo, sì. Sull'economia pesante, cioè sulla, no, sugli edili, però la CISL è più avanti su questo. Cioè, la CISL l'anno scorso, e mi ha chiesto di dargli una mano, l'ho fatto un progetto europeo, quindi con tutta una rete di sindacati europei, di fare il manuale del sindacalista per lo sviluppo sostenibile. Questa l'avevo letta, vero? Ragazzi, cioè, lo dirti, in parte l'ho scritto anche io. È una roba, ma dentro i contenuti confermo. Sono avanzatissimi. Confermo. Poi il resto è come dire la stella che la CISL li ha sposati, poi ovviamente. Però è esattamente come la Fiat, cioè la Fiat che fa l'auto strettamente riciclabile, la Fiat che tramite la Magneti Marelli sviluppa il motore Tetra Fuel, un quarto della motorizzazione brasiliana, è quella roba lì, che non è la cosa migliore del mondo, ma è un motore molto avanzato, con molte prestazioni che potremmo definire greening più che green. Allora, anche questo, ripeto, è una questione di spostare sempre il punto luce. Sì, cioè, anche lì, dire al sindacato, un pezzo di sindacato è verde, un pezzo anche dell'industria pesante italiana è verde. Qualcuno chiede, non mi ricordo, due anni fa diceva, era cosa, sono... il nostro fisico, che c'è questo nome Sorokin. Italiano, Sorokin, che dice, perché la Fincantieri non pensa all'eolico offshore? Cioè, investisse lì, spostasse le sue competenze su quello. Cioè, anche qui, far capire che tutto reinterpretabile in chiave di modernità. Certo. Per quello dico, cioè, veramente il dibattito è d'avanguardia novecentesche. Certo. Cioè, è culturale. Il problema è che si sono precostituiti dei gruppi di potere che... Sì. Ciao, grazie di essere passate da Feltinelli. Che non vogliono mollare. Ciao, Marco. Tu. Sì. Non vogliono mollare. Non hanno intenzione di mollare. Quello deve fare... Non è un casuale. Se il Corriere della Sera... il 5 giugno, no? Il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente, dedica 3-4 pagidone a soltanto facendo dei negazionisti dei cambiamenti climatici, certo. con pseudoscienziati che dicono che è tutta una cazzata, tutta una montatura, e che tutto sommato si sta meglio con 2 gradi in più. Cioè, questo ha fatto il Corriere della Sera, un'operazione vergognosa, lo si può dire, io ho il PDF del pezzo, allora. In cui l'unico voce ambientalista a tenere gli stretti che hanno messo è Chicco Testa. Quindi si giocano questo qua, che per motivi, diciamo, che riguardano altre logiche, è stato a capo del presidente delle cambiette, ma sta alle cambiette come io so stare
non lo so, Berlusconi, allo stesso livello, ed era l'unica voce della mettesa di codesta che era per il nucleare, che cioè quello ha fatto il Corriere della Sera, perché c'ha dietro interessi forti, grossi, che vogliono che si continui a puntare su quelle logiche là. I Cerroni e compagni hanno poteri economici che finanziano partiti, finanziano giornali, finanziano feste patronali, eccetera, eccetera. E quella roba là è roba più complicata. Certo. Poi c'è una, come dire, una pochezza, una sciatteria pure dei giornalisti. Non facciamo i nomi, però il livello si è abbassato in una maniera scandalosa. In una maniera scandalosa. Vedi anche Repubblica che fa, passa per inchieste cose che sono veramente ridicole. Ma cose ridicole, e tu dici: ma come fai tu, che hai 60 anni giornalista, non faccio il nome del giornalista, a fare un pezzo così, dove nemmeno diciamo i requisiti delle 5W, cioè la notizia, dove la notizia la metti a fine pezzo, una notizia inventata, cioè come è possibile, dove stiamo andando? Non credo che nel caso di Viviano, che ha fatto il pezzo sulla scala dei turchi, fosse telecomandato. È un caso semplicemente di sciatteria, immagino, presumo. Beh, però a volte questa sciatteria ti porta ad essere più realista del re, comunque. Tu per compiacere, per essere, sei portato poi a fare il pezzo che sia... Non sembra pilotato, sì. Cioè non è pilotato, ma lo sembra. Lo sembra, oppure comunque che insegui le sirene, le false sirene, per cui, non lo so, è figo parlare dei mafiosi sull'eolico. Cioè, questa cosa fa un po' girare. Cioè, va bene, il problema sono le mafie, non è l'eolico, stiamo sempre là. Cioè, se le mafie controllano il territorio in maniera capillare, no? E gestiscono tutto, il ciclo del cemento, cioè in mano loro, cioè fanno il ciclo del cemento, il ciclo dei rifiuti, gestiscono gli ospedali, fanno le... Cioè, e poi ti meravigli e fai titoloni perché sono riusciti a inserirsi nel business dell'eolico. Ma lì ho un problema di governo, di Stato italiano, che deve decidere una volta per tanto di fare la guerra seria alle mafie, da un punto di vista repressivo, da un punto di vista anche di prevenzione, perché non si combatte la mafia soltanto con gli strumenti repressivi, ma anche con la buona politica. Se i politici si fanno finanziare dai clan, se è l'unico obiettivo di stare a galla, è ovvio che le mafie vinceranno. Allora, posso rompere i coglioni altri 3 minuti, poi sì, mi giuro che mi taccio per sempre. L'altra cosa che però spetta anche i meccanismi dell'informazione, a parte adesso sto vedendo l'home page di Repubblica, ai due lati c'è questa bella pubblicità Enel sui guerrieri dell'Enel. E tanto qualcuno la capisce, qualcuno me la spiega. Ma è ovvio, dirti, questa è una cosa, a parte che sembra che sia una cosa social, perché poi loro inviteranno la gente a raccontare sono stati massacrati, tra l'altro, c'è stata una rivoluzione al contrario, perché poi i guerrieri, poi è stato riutilizzato l'hashtag contro di loro, diciamo. Ma poi Repubblica è meglio del Corriere, perché il Corriere è peggio. Sì. Il Corriere è peggio, il fatto quotidiano è ancora peggio. Il Corriere non ha proprio la sezione ambiente, se non altro Repubblica nel menu di navigazione c'è la sezione ambiente. Ma se ha fatto quell'operazione là, ora chi c'è che si occupa d'ambiente? Oggi c'è la Foresta Marti, non lo dice. No, con quello pure l'hanno levato, che hanno passato agli interni, quindi non c'è proprio più nessuno. C'è TG.com, che adesso è una però la cosa niente, che, però. La cosa che volevo dire anche sui TG.com, TG.com.it.com. La cosa che volevo dire era semplicemente sui meccanismi anche delle rappresentazioni delle notizie e delle informazioni, che riguarda anche un po' noi. Cioè, io leggendo la televisione, le uniche notizie che passano comunque sono catastrofi. Cioè, adesso guardo, sì, ma tutto, cioè, allora io, peraltro, quello che impari leggendo, è vero che la gente viene messa sotto inchiesta, viene processata, eccetera, ma intanto quello sta alle isole Fiji al mare, quell'altro pure se deve fare un anno di servizi sociali li farà, come dire, sulla carrozza d'oro, eccetera. Cioè il racconto morale che passa di tutto questo è che il crimine paga. Certo. E non c'è, cioè il crimine paga come la mignotteria paga, come, cioè tutta una serie di disvalori, anzi non di disvalori, di non valori, sono comunque paganti, anche se sono immorali, tu riconosci l'immoralità, però tu dire, sei portato ad essere compiacente con quella, perché alla fine è di successo.
non c'è nessun tipo di forma di racconto dei casi di successo. Cioè, esattamente come tu del 100% della piccola e media impresa italiana non racconti quel 25% che è Green Economy, tu racconti il 48% che è un disastro e un 20% di quelli che hanno successo, però nella maniera come dire, cattiva. Cioè, allora, io questo lo vedo con i ragazzi, cioè, ma allora, siccome i meccanismi di apprendimento dell'essere umano sono meccanismi di mimesi, cioè io copio quello che funziona, se quello che funziona è la disonestà, l'antiecologicità, la mignottaggine, io verrò solo inquinatore, mignotta o mignotto, cioè, no, ma non sto scherzando, cioè, io non posso, se c'è non divento, cioè, Margherita Hack è diventata una parodia a sua insaputa in realtà, perché sì, è diventata, cioè, la fisica di successo, però ammantata sempre di una forma, perché poi questi personaggi diventano anche parodiati anche da chi li sostiene, cioè diventi un po' bonaccione, non c'è più un'aurea di rispetto, anche perché poi vengono massacrati, cioè lo stesso Rodotà alla fine è diventato quasi una figura ridicola, cioè nell'arco di 4 giorni. Cioè, c'è una difficoltà di promuovere modelli positivi, ma che siano positivi intrinsecamente, cioè che la fabula di quel racconto sia positiva. Infatti questa è una sfida che va colta, perché ce lo diciamo sempre anche, diciamo, libro, fare anche l'Italia dei giusti, valorizzare che c'è una bellissima Italia che si muove. Sì, che attenzione, l'Italia dei giusti non è quella dei grillini, che è il giusto. Appunto. Perché è giusto. Può anche essere, come dire, può anche aver sbagliato, il peccatore, cioè il santo di un tempo era un peccatore che poi si cioè, non è soltanto, adesso semplifico il grillino, però il grillino è oggi l'esempio di chi dice il giusto è giusto, meglio cretino che, come dire, che un giusto soppicante. Ieri sera non so se qualcuno di voi ha visto un programma culturale di Italia 1 che si chiama Le Iene, che io non vedo molto, anche perché è uno dei pochi programmi che racconta alcune cose. C'era un interessante speciale, reportage, fatto da, non so come si chiami, quello che parla sempre con toni serissimi e tutti non capiscono, e gli altri non capiscono, vengono Ricolucci. Che parla, il tema era le, come si chiama, la chirurgia plastica, e c'erano delle interviste dei personaggi che mi facevano pensare di espatriare seduta stante, perché davano un'impostazione di valori che se la vedono all'estero siamo mal presi. Allora questo, tutto quello che ho detto va bene come primo punto di riflessione, di sintesi. Altri punti di sintesi? Altri anche non punti, puntoni, puntini, frasi. Vabbè, già sono due cose interessanti. Raccontare questa, la parte positiva, il positivo che c'è, non è una cosa sulla quale puntare. Poi il fatto di sfidare anche l'economia ufficiale e porre questi temi. Cioè, si devono confrontare con un'altra visione del mondo. Il collettivo Ravenna 13 chiede di fare un dibattito al festival. Sono fuori dalla storia, noi cerchiamo di stare dentro, perché sennò non lasciamo terreno ai grillini. No, andiamo pure dei grillini e diventiamo, è un po' più complicato, sai. Ci picchi, a te poi tu sei colluso ormai col sindaco, non mi ricordo dove. Quindi. E poi abbiamo delle foto l'altra sera con promettenti tue con Sirini. Con il professor Sirini. Altro che io vi contavo, no, anche perché giustamente quello che state accennando è che siamo ormai abbastanza certi che fra un po' di settimane cadrà il governo, un po' di ore, e fra un po' di settimane ci saranno le elezioni, quindi questo potrebbe essere una cosa. Fare certe domande alle persone, sì, sarebbe bello fare delle domande. Tra l'altro, una cosa che di cui mi si dice che, ad esempio, un signore che potrebbe essere un grosso protagonista del futuro politico italiano si chiama Renzi. Su certi temi è molto, molto ambiguo e tratta anche piuttosto in maniera martellata sulla testa i giornalisti che gli fanno delle domande, non dico addirittura domande calzanti, e questo sarebbe un tema abbastanza utile da sviluppare. Ragazzi, domanda, ok, avete ancora qualcosa di? Se no possiamo arrenderci, anche perché siamo veramente stanchi, grazie a tutti, al prossimo anno 14.